Buona notissima, che è un neologismo un po' brutto, mi piacerebbe che ci fosse buona notissima come buongiornissimo, ci starebbe benissimo. Purtroppo, come superlativo, buona notissima non c'è e quindi buonanotte a tutti. Sono qui scarmigliato come sempre per presentarvi un altro cult movie molto interessante. Questa volta mi sono buttato sul trash perché ho percepito, diciamo, un certo qual disinteresse per il film di peso, un po' snob, un po' nouvelle vague, un po' così anni 50-60. Anche il film di stasera è un film degli anni 60, però è un film de genere, nel senso che è un film di genere, horror thriller, ed è anche un po' de genere. Però è uno dei, diciamo, degli exploit più interessanti di un sottogenere che ho scoperto solo rivedendo un attimo, perché quando vi presento queste cose di solito mi tiro fuori un DVD della mia cineteca personale, diciamo, nello scaffaletto i cult movie. Vado a guardarmi due cose e stavolta ho scoperto proprio una roba che non sapevo, che infatti vi condivido, che è il sottogenere di horror thriller che fu lanciato, vabbè, in realtà dal film prima di questo. Io però preferisco questo, anche perché ho il DVD di questo vi volevo parlare. Ed è un sottogenere che andremo un attimino ad analizzare. Il film di stasera è Piano piano, Dolce Carlotta, o altrimenti noto come Hush Hush Sweet Charlotte di Robert Aldrich, con Bette Davis che urla qui nel manifestino del film e Olivia de Havilland e Joseph Cotten. Nel film c'è anche Agnes Moorehead, un'attrice che abbiamo visto moltissimo in moltissimi film di Orson Welles. E anche Mary Astor, che era una diva già del muto, molto amica di Bette Davis. Un film tutto di donne, un film molto noto, perché almeno quando ero piccolo io passava spesso in TV ed è stato uno dei primi horror che io ho visto in TV e uno di quelli che mi hanno segnato un po' di più. E poi ha dato, cioè non ha dato il via a un sottogenere, perché il via vero e proprio l'ha dato il film immediatamente precedente, che fine ha fatto Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, sempre di Robert Aldrich, sempre con Bette Davis e Joan Crawford. Allora, questo film è un po' un crocevia di storie che meritano di essere raccontate un pochettino anche sul divismo di Hollywood, no? Ma diciamo un attimo, magari prima la trama di Piano Piano Dolce Carlotta. Nasce quasi come un seguito di Che fine ha fatto Baby Jane, perché il contesto, il tipo di thriller e l'attrice protagonista, ovviamente Bette Davis, erano le stesse, però si tratta proprio di un film diverso, con personaggi diversi, una storia diversa, per quanto con alcuni punti di contatto. Carlotta è una adolescente negli anni 20 e ha una storia con un uomo sposato. Quest'uomo sposato viene avvicinato dal padre di Carlotta, che gli dice: "Tu non devi più vederti con mia figlia, non voglio che le ronzi intorno", per cui lui è costretto a dire a Carlotta: "Io non ti amo più, non ti ho mai amato, non ci dobbiamo più vedere". Tutto questo perché comunque fomentato dal padre di lei. Lei ha una reazione un po' inconsulta, improvvisamente vediamo che quest'uomo viene ucciso a colpi di ascia, no? Viene mutilato, gli viene tagliata la mano, poi viene decapitato e la testa e la mano non si trovano più. Carlotta appare con il vestito tutto sporco di sangue, il padre la prende, la porta via, la protegge. Flash forward, siamo nel 1964, quindi l'anno in cui è uscito il film, e Carlotta è una vecchia un po' svanita che vive nella stessa casa con il padre ormai morto, con la sua domestica, appunto Agnes Moorehead, Carlotta e Bette Davis, nel caso non l'avessi detto, ma ovviamente così è la protagonista. Continua ad avere allucinazioni, sensazioni che in realtà il suo amante John non sia veramente morto. Ma lo è, e a un certo punto, siccome boh,
il Dipartimento delle Strade della Louisiana, mi pare, deve costruire un ponte che deve passare proprio su casa sua. Lei si oppone alle ruspe con il fucile, da vera donna del sud degli Stati Uniti, e poi, in mancanza di altro, ciao a tutti, in mancanza di altro si rivolge a una lontana cugina, Olivia de Havilland, la cugina Miriam, mi sembra si chiami. Ogni riccio è un capriccio, ormai sono un po' tipo Robert Smith, sì. Olivia de Havilland quindi arriva in casa di Carlotta, una casa dove già da piccola lei, quando era povera, perché adesso è molto ricca, già da piccola abitava lì, e viveva nell'ombra di Carlotta, quindi c'è comunque una rivalità. Ora, mi fermo un attimo per dire che anche in questo film, esattamente come In che fine ha fatto Baby Jane, la rivale di Bette Davis, la rivale di Carlotta, doveva essere di nuovo Joan Crawford. Per una serie di vicissitudini che hanno dell'incredibile, Joan Crawford, che ha cominciato a girare nella parte di Miriam, poi se ne va, adducendo la scusa di una polmonite virale che al giorno d'oggi è particolarmente in tema, polmonite che in realtà a quanto pare non c'è mai stata, era una finta per rallentare la produzione del film, insomma. C'è stata anche una serie TV che io non ho visto, ma che so essere stata abbastanza ben criticata, che è Feud, scritto Feud, quindi questo ho una storia, una serie TV proprio sul rapporto di odio, avrei detto odio-amore, ma più che altro odio-odio tra Bette Davis e Joan Crawford, con in questo caso Robert Aldrich, il nostro regista di cui parlavamo, proprio in mezzo. Abbiamo detto quindi che la cugina Miriam arriva e riallaccia subito i rapporti con il medico del paese, con cui era fidanzata al tempo, Joseph Cotten, e assieme praticamente progettano di far impazzire Carlotta. Le fanno trovare un piano che suona da solo, la melodia che lui aveva, questo tale John aveva scritto per Carlotta, le fanno trovare un sigaro ancora fumante, la testa rotolante decapitata di lui, insomma tutta una serie di effettacci che negli anni 60 erano abbastanza visti, nonostante ci fosse già stato Psycho 4 anni prima. Vedrete, adesso vi faccio vedere il trailer, ci sono alcune inquadrature che sono estremamente hitchcockiane, ovviamente perché si mutua da lì. Diciamo che poi c'è un finale a sorpresa in cui c'è il ribaltone, perché Carlotta, diciamo così, si accorge di essere vittima del cosiddetto gaslighting, cioè quando tu sei già instabile e qualcuno cerca di farti impazzire definitivamente. Questo si chiama gaslighting, dal film Gaslight, proprio con Ingrid Bergman, che è stato il primo di questo genere. Vediamo un attimo il trailer, anche perché è molto molto divertente. Questo è John, l'amante di Charlotte. La mannaia, come vedete. Ecco Bette Davis che urla. Olivia de Havilland. La canzone che John aveva scritto per Carlotta. Questo è Joseph Cotten che canta. Avete capito? Vedete la casa, tipica casa della Louisiana. La recitazione di Bette Davis sopra le righe in una maniera allucinante.
Vittor Buono nel ruolo del padre di Carlotta. Mary Esther è un personaggio chiave, è la moglie di John ed è la vera assassina di John, solo che tutti credono che sia Carlotta. Fanno vedere la mano mozzata. Insomma, trailer come sempre lunghissimo, scena di schiaffi ripetuti. Suspense. Urla a non finire. Ah sì, bellissima la scena, questa scena di pseudo zombie. Ecco, come avrete capito, le urla sono la parte più importante del film, quella più che risalta di più. Bette Davis si era rilanciata 2 anni prima proprio con Che fine ha fatto Baby Jane, che forse molti di voi anche hanno visto, che è un film dello stesso genere, e anticipavamo all'inizio che ho scoperto questa cosa fantastica, che questi due film, Che fine ha fatto Baby Jane e Piano piano dolce Carlotta, di cui vi faccio rivedere questo bellissimo DVD della 20th Century Fox Studio Classic, hanno dato il via a un genere poi molto popolare negli anni 70 e primi anni 80, che in America viene chiamato Psycho Biddy, o anche, scusate perché vado a vedere la voce di Wikipedia che è troppo divertente, Grand Dame Guignol o Hagsploitation o Hag Horror, dove per hag si intende la vecchia signora un po', non direi neanche cougar perché siamo già oltre come età, ed è proprio presa in pieno dalle interpretazioni di Bette Davis di questi due film. In genere sono donne anziane pazze che fanno cose tipo omicidi e cose di questo genere. Quindi appunto Piano piano dolce Carlotta è un film importante del genere Psycho Biddy, e mi piaceva ricordarlo per questo. Un'altra cosa che vi vorrei dire è sul regista Robert Aldrich, che è un regista che pochi conoscono di nome, nonostante abbia fatto dei film di grande successo come questi due che ho citato, ma anche di altri generi come quella Sporca Dozzina, che è suo, fanno giusto, o quella sporca ultima meta, quella sporca ci piaceva in Italia tradurre i titoli così, The Dirty Dozen, ok, ma The Whole Nine Yard con Burt Reynolds l'abbiamo noi tradotto quella sporca ultima meta, giusto per fare il paio con quella sporca dozzina. Comunque vabbè, ma comunque già negli anni 50 era attivo, aveva avviato questo sodalizio bellissimo con Burt Lancaster. I film western di Aldrich sono secondo me tra i più belli, cioè L'ultimo Apache, Veracruz, con Lancaster e Gary Cooper. Io personalmente non sono un grande amante del genere western, ne ho sempre guardati pochi e controvoglia. Sono un amante dello spaghetti western, più violento, più sardonico, più sopra le righe, e Aldrich in quei film ha dato il via, ha dato un po' il germe dello spaghetti western nei suoi western cosiddetti revisionisti, se vogliamo chiamarli così. Tra l'altro Aldrich aveva anche realizzato Sodoma e Gomorra, un classico sandalone girato in parte a Cinecittà, dove Sergio Leone prese parte come regista della seconda unità, anche se poi in qualche modo disconobbe Sergio Leone la sua collaborazione al film, non so perché. E quindi altri come un regista televisivo, un po' come Altman, un po' come Sidney Lumet, che poi fece fortuna appunto negli anni 60 con questo genere di film e diede
modo ai registi della generazione successiva di progettare la nuova Hollywood, girando, diciamo, sulle spalle del lavoro che avevano fatto loro. Avevo anche promesso prima di dire qualcosa sul divismo, sul rapporto che questo film, Piano Piano Dolce Carlotta, ebbe proprio con il divismo hollywoodiano, che si nota già anche in questa serie TV che citavo prima, Feud, la storia di Bette Davis e Joan Crawford. Bette Davis e Joan Crawford avevano fatto insieme Che fine ha fatto Baby Jane, poi c'è stato un delirio alla notte degli Oscar perché la rivalità prevedeva appunto un farsi dispetti a vicenda tale per cui Bette Davis era candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista, Joan Crawford gelosissima, gabolò, termine piemontese, in modo tale da poter essere lei a ritirare il premio se qualche altra attrice avesse vinto e non avesse potuto ritirare il premio. Quell'anno lì vinse Anne Bancroft per Anna dei Miracoli, ma era impegnata a Broadway a teatro, e disse a Joan Crawford che avrebbe potuto ritirare lei l'Oscar per suo conto, e così sul palco salì Joan Crawford per metterlo in culo a Bette Davis, che non aveva vinto l'Oscar, ma comunque lei sarebbe salita sul palco a farsi vedere, insomma, tutta questa queste cose molto da donne. Infatti anche sono film di rivalità tra donne alla fine, che basano tutto, insomma, il loro appeal su quello. E come ho detto, nella lavorazione di Piano Piano Dolce Carlotta, Joan Crawford doveva esserci, c'era, aveva interpretato il ruolo di Miriam, si vede ancora da lontano in una scena in cui arriva in taxi, e poi boh, gliel'hanno troncata, perché lei appunto finse una polmonite virale piuttosto di rallentare la lavorazione del film e, come sempre, fare lo sgambetto a Bette Davis, che considerava la sua rivale di sempre. Quindi praticamente il regista Robert Aldrich è dovuto andare in Svizzera, dove cazzo abitava Olivia de Havilland, e stare una settimana a casa sua a pregarla in ginocchio di prendere la parte che era di Joan Crawford. E poi Olivia de Havilland è subentrata e ha fatto, come avete visto anche già solo da quelle poche scene del trailer, un lavorone di recitazione molto ringhiata. Mentre Bette Davis, cioè, una delle più grandi attrici degli anni 40, 50, 60, comunque ha caricato tantissimo, ancora più del suo normale, la recitazione in questo film, così come in Che fine ha fatto Baby Jane, diventando praticamente la maschera di se stessa e quindi diventando l'icona di questo genere psycho biddy, che è un genere ovviamente caltissimo, e di cui vi consiglio di recuperare altri film, come ad esempio, vediamo che cosa ci dice Wikipedia. Sì, tutti i film del cazzo, ovviamente, vabbè. Tipo Muori, muori, mia adorata, di Silvio Narizzano, o I Saw What You Did, di Frank Castle, sempre con Joan Crawford, vabbè, tutte storie acidissime. Di vecchie omicide e impazzite. E sulla nota della vecchia omicida impazzita vi saluto, vi auguro la buonanotte anche per stanotte, e ci rivediamo prossimamente con un altro cult movie, mentre inarco le sopracciglia e ci apprestiamo all'ennesimo weekend di stare in casa. Resistere. Ciao.